342 migranti sono arrivati poco fa nel porto commerciale di Agusta a bordo della nave Peluso della Guardia Costiera Italiana. Sono soprattutto egiziani, ma ci sono anche iracheni, somali e sudanesi. Molte le donne e i bambini, come si vede dalle immagini. Fanno parte di un gruppo più numeroso di profughi salvati ieri nel tratto di mare tra la Libia e l'isola di Lampedusa. Erano stipati a bordo di due barconi in difficoltà salpati dalle coste egiziane. Non dalla Libia, quindi, come di solito avviene. Altri 173 profughi arriveranno nel pomeriggio nel porto di Palermo con la nave Rio Segura inserita nel dispositivo di controllo delle frontiere europee Frontex. Due navi invece si dirigono verso i porti di Catania e Crotone. In tutto sono un migliaio i migranti recuperati nelle acque del Mediterraneo nelle ultime 24 ore dalla Guardia Costiera e da mercantili stranieri. Tra loro anche una donna in stato avanzato di gravidanza, per la quale è stato necessario un trasferimento immediato con un elicottero all'ospedale Cannizzaro di Catania.